Per questo esperimento abbiamo bisogno di una bacinella all'interno della quale attaccare una candela, un recipiente trasparente che fungerà da campana, dell'acqua e un accendino per accendere la candela. In questo laboratorio studieremo un fenomeno apparentemente semplice, ma in realtà molto interessante, la combustione di una candela. Come sapete, l'aria che ci circonda è un miscuglio di diversi gas. È composta al 78% di azoto, al 21% di ossigeno, allo 0,03% di diossido di carbonio e allo 0,97% di altri gas, fra cui vapore acqueo e gas nobili. Nel caso della combustione della candela, il comburente, cioè la sostanza che permette la combustione, è l'ossigeno. In questo momento il carbonio contenuto nella candela sta catturando le molecole di ossigeno che si trovano nell'aria che la circonda, trasformandole in un altro tipo di gas, il diossido di carbonio. Che cosa succede se poniamo la nostra candela sotto una campana, cioè un coperchio che la isola perfettamente dall'ambiente esterno? La candela trasforma tutto l'ossigeno contenuto nella campana in diossido di carbonio. Quando l'ossigeno inizia ad esaurirsi, anche la candela si affievolisce, fino a spegnersi. A questo punto, all'interno della campana non c'è più ossigeno disponibile. Proveremo ora a ripetere lo stesso esperimento in modo leggermente diverso. Immergeremo la candela in una bacinella piena d'acqua. Che cosa succederà se copriamo la candela con una campana? Come vedete, non solo la candela si è spenta, ma parte dell'acqua è stata risucchiata all'interno della campana. E com'è possibile? Secondo voi, può darsi che l'acqua sia risalita per andare a prendere il posto dell'ossigeno che si è consumato nella combustione? La risposta è no. Nella combustione, infatti, l'ossigeno non sparisce. Viene semplicemente catturato dal carbonio per formare un nuovo composto, il diossido di carbonio, che è a sua volta un gas e occupa lo stesso volume dell'ossigeno di partenza. Quindi non è vero che l'acqua viene risucchiata nella campana per prendere il posto dell'ossigeno. La causa principale del fenomeno che abbiamo osservato è un'altra. Quando la candela si spegne, infatti, l'aria contenuta nella campana si raffredda rapidamente e per questo motivo si contrae. Siccome l'aria occupa meno spazio di prima, l'acqua entra nella campana per occupare lo spazio che si è liberato.